Questa ripresa è datata 1 maggio 2020, ore 21:40 circa. Quello che vedrete vi scioccherà. È incredibile come certe volte abbassiamo così tanto la guardia, senza renderci conto dei pericoli che possiamo incontrare, specialmente quando ci fidiamo troppo degli estranei. È quello che è successo al proprietario di questa casa e a sua moglie che vive con lui. È tardi e un ragazzo suona alla porta. Il proprietario risponde e viene a sapere che questo ragazzo è un fattorino e che deve lasciare un pacco. Al tempo della ripresa eravamo in pieno periodo di pandemia. Come tutti ci facevamo consegnare molte cose a domicilio e molti fattorini si aggiravano per le strade. La persona lì sulla soglia si dimostra anche attenta e mantiene una certa distanza di sicurezza. Poi fa una foto al pacco e lo contrassegna come consegnato. Il proprietario è lì, assolutamente tranquillo e pronto a prendere quel pacco tra le mani. Il punto però è che non ricorda di aver ordinato qualcosa, magari se n'era dimenticato. In verità però aveva ragione, non stava aspettando nessun pacco, non aveva ordinato assolutamente nulla. E quello non è affatto un fattorino. L'intera tragedia dura poco più di 3 minuti. Il finto fattorino, insieme ad altra gente, fa parte di una piccola gang di ladri locali. Quello che si è spacciato per il fattorino ha spinto il proprietario di casa all'interno dell'abitazione, colpendolo con un coltello. È il turno degli altri malviventi, che, come avete visto, sono entrati in fretta in casa. Per tutto il tempo si sentono le urla disperate della moglie e un trambusto agghiacciante. L'uomo è stato ferito, ma non è in pericolo di vita. La moglie da sola non è in grado di fermare tutte quelle persone. Pochi minuti dopo, infatti, riescono ad uscire in fretta dalla casa e si portano dietro una cospicua quantità di oggetti di valore per una cifra che supera il migliaio di dollari. Forse i malviventi non si sono nemmeno accorti delle videocamere di sicurezza. E proprio queste, infatti, li hanno colti con le mani nel sacco. I loro volti sono ben visibili e per quanto abbiano compiuto un gesto barbarico e abbiano terrorizzato a morte una normalissima coppia, la loro fuga ha vita breve. Infatti vengono beccati dalla polizia. Il falso fattorino si chiama Christopher Sargent e un altro della gang si chiama Anthony Lachell. Sono gli unici del gruppo ad essere stati effettivamente arrestati per i loro crimini. Il problema però è che le altre persone presenti quella sera sono ancora a piede libero. Si spera solo che non abbiano ingannato altre persone col trucchetto del fattorino. Questa è una piccola storia che ci insegna a stare allerta a chi suona alla nostra porta. Non è detto che ci sia sempre una telecamera di sicurezza a renderci giustizia. Questa ripresa è stata fatta nel mese di dicembre e sono circa le 18. Siamo nello stato dello Utah. Un bambino di 10 anni sta tornando a casa dopo essere stato a un allenamento di basket. Sulla strada del ritorno, vicino casa, si accorge di essere seguito da un'auto con dentro due uomini adulti. Due uomini che vogliono parlare con lui. All'inizio lo hanno seguito restando alle sue spalle. Poi, quando il ragazzino li ha notati, la macchina ha accelerato e si è avvicinata al suo fianco. Il finestrino si abbassa e quelle misteriose persone gli offrono delle caramelle. Molto probabilmente l'intento è quello di farlo entrare in auto e rapirlo. Il ragazzino però per fortuna non è uno sprovveduto e cerca di ignorarli, camminando ad un passo sempre più rapido. Si avvicina alla soglia di casa, guardando dietro di sé. Nota che l'auto è rimasta poco distante da lui. Cerca di entrare ma si rende conto che la porta è chiusa e inizia davvero a preoccuparsi. Per fortuna riesce a entrare nella casa del vicino, chiudendosi la porta alle spalle. Quelle persone davvero sospette non si fanno più rivedere nei giorni successivi.
Ma risulta evidente che questo ragazzino abbia rischiato la vita. È stato coraggioso a cercare di scacciare via quelle persone, e i suoi genitori ovviamente vengono informati il prima possibile. La polizia ha cercato di indagare, ma non è stata trovata alcuna traccia, anche perché le telecamere non mostrano né i volti di questi probabili rapitori, né il numero di targa della loro auto. Il bambino li ha descritti come due uomini senza barba, uno sui 30 e l'altro sui 40 anni. Tutti convengono con l'idea che questi completi estranei fossero rapitori, anche perché sempre quella sera quell'auto si sarebbe aggirata nella zona per diversi minuti, probabilmente nell'attesa che il piccolo si facesse di nuovo vedere. Decisamente una situazione agghiacciante per questo povero ragazzino. In questa ripresa possiamo vedere una madre con suo figlio che tornano a casa. È sera, c'è un buio pesto e non c'è nessuno in giro. Mamma e figlio battibeccano un po' perché il bambino non ha voglia di andare a fare una doccia, dice che è stanco. La madre lo rimprovera e gli dice di andarsi subito a lavare. Ed è quando la porta di casa viene chiusa che la telecamera mostra che in realtà non erano soli. Anche questa volta non si ha la minima idea di chi sia questa persona, ma già dal suo sguardo si può vedere chiaramente che qualcosa non quadra. Ha gli occhi completamente sgranati, forse sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente. La madre infatti si accorge di questa inquietantissima presenza e gli intima di andare via. L'uomo misterioso rimane con le mani dietro la schiena e con fare curioso fissa la porta. Di sicuro un incontro spiacevole e inaspettato. Si pensa che avesse addocchiato i due già prima e che li avesse poi seguiti. Questo però non spiega perché abbia quello sguardo, né perché mostri questa sorta di interesse nei loro confronti. Non sembra essere un conoscente né una persona della zona. La madre ha chiamato prontamente le autorità, ma non c'è più traccia di lui. È completamente sparito. Madre e figlio giurano di non avere la più pallida idea di chi fosse questa persona. Pensano che fosse soltanto un ubriacone di passaggio. Ma anche questo ovviamente non riduce la sua pericolosità. Chissà cosa avrebbe fatto se fosse riuscito a raggiungerli prima. Quest'altra ripresa è datata a settembre 2022, quindi pochissimo tempo fa. Sono le 3 del mattino e la telecamera di sorveglianza di questa casa riprende una persona che cammina da sola per quella strada completamente isolata. Non ci sarebbe niente di male, ma guardate cosa succede poco dopo. Quella particolare videocamera emette una sorta di segnale al proprietario se rivela qualcuno di sospetto. Infatti il proprietario si sveglia di soprassalto alla notifica ricevuta. La persona appena fuori la casa sta cercando di forzare la serratura e di aprire le finestre. Il proprietario quindi si fa coraggio e esce di casa per affrontare l'uomo sconosciuto. Purtroppo però non trova nessuno. L'intruso si è completamente dissolto nel nulla.
Anche questa volta la polizia è stata allertata, ma non ci sono aggiornamenti sulla faccenda. Anzi, abbiamo ancora meno informazioni questa volta. Non sappiamo proprio se la polizia ha veramente indagato sulla cosa, né se è mai stata presentata una qualche denuncia. E queste, ragazzi, erano altre cose più spaventose registrate dai videocitofoni. Io, come al solito, spero di avervi spaventati e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.